Quando facci fare bella figura a noi che ti abbiamo scelto, che ti abbiamo voluto. Allora, Gibi mi dice di essere timido, di avere... No, invece lei mi ha detto che sta male per te. Lei sta benissimo, dai, forza. Domenico, c'è un amico, Domenico Procacci, che dice che non c'entra, però vedi, penso che conoscono tutti. Allora, Domenico, tu che peste sei qua? Amico, supporter, ammiratore? Guardando in velocità, dico che sembrerò il produttore del film, ma non lo sono. Dopo il suo precedente film, L'ultimo terrestre. E poi ho avuto una sua telefonata in cui mi ha detto, ho fatto un film, ho finito, lo vuoi vedere, l'ho visto, mi è piaciuto molto, e abbiamo portato qui insieme, ma il film se l'è prodotto da solo. Da allora, qualche settimana poi fa, mi è arrivata un'altra telefonata e ne ha fatto un altro. C'è una produzione molto rapida, molto interessante, anche nel modo in cui Gianni sta lavorando. Gianni sì, è lui. Scusate. Senti, guarda, io sto cercando di arrivare a te molto, molto, molto di traverso, no? Dico a me di cosa significa il titolo? Lo chiedo a lei? No. Ma cosa significa? Non ho idea, so che volevo smettere di fumare e volevo raccontare una storia senza controllo, cioè senza schermi, senza la posa. Però siccome sono corrotto fino a midollo, per riuscire a fare una cosa senza posa e senza schermi, mi sono levato la nicotina dal sangue e sono impazzito. E tutto quello che è andato per sullo schermo a me provoca una vergogna indicibile. E la qualità è infima perché è tutto girato con questa. Però è di questo, mi dispiace molto per tutti voi, il microfono non c'era, l'ho comprato dopo, per cui l'audio è terrificante. Ho fatto il possibile, però è molto difficile da seguire. Credo che se lo godranno di più le persone che si leggono i sottotitoli in inglese. E basta, cioè, ho smesso di fumare, sono 8 mesi che non fumo e... Buongiorno, la mamma vede. Mia mamma vi saluta tutti, è a letto con un femore rotto perché fa sport, ha 90 anni. Mi piace? Sì, ma lei non ha capito che io ho fatto questa cosa, cioè non lo sa, cioè sì, infatti, la badante invece è cambiata. No, mia madre al secondo giorno, quando io avevo tutto l'organismo che mi diceva ma fuma, e fuma, ma perché non fumi, ma fuma, fuma, mia madre si è associata a questa voce e mi diceva ma perché non cominci a fumare? Ma fuma, ma ti fa bene, ma perché uno non deve fare una cosa che ti piace e così via. È una vera... sa vivere mia mamma, a differenza mia, cioè la se la gode. Molto spiritosa nel libro e nella vita, credo anche, no? E quindi salutiamo la mamma di Gibi con la proiezione di smettere di fumare fumando. Arrivederci, grazie, buongiorno.